Al Teatro Alighieri di Ravenna un bel pomeriggio per la 51esima edizione del premio Guidarello. Attenzione puntata in questa edizione su temi di grande attualità. Presidente, sono quelle serate che fanno bene perché si parla, si racconta e poi soprattutto si fa parlare i giornalisti che oggi ci stanno raccontando qualcosa di assolutamente prezioso. Avete deciso come Confindustria Romagna di tenere accesi i riflettori su temi di grande attualità. Energia e la guerra ovviamente sono i due temi caldi di quest'anno, quindi non potevamo fare a meno di parlarne. Siamo in un periodo, lo sappiamo, un anno fa sono diventato presente, sicuramente non mi immaginavo dopo un anno di vedere una situazione di questo tipo. Comunque in ogni caso abbiamo deciso di premiare e purtroppo non riuscirà a venire, mi ha avvisato stamattina il professor Cingolani per quello che ha fatto e perché ci ha permesso veramente di salvare le nostre case, nel senso che se riusciremo quest'inverno ad accendere i riscaldamenti è proprio grazie a lui. E poi non possiamo non dimenticare il tema della guerra e del racconto della guerra, perché il giornalismo, lo sappiamo, è una cosa bellissima perché ci permette di vivere una realtà anche molto lontana da noi, ma però in ogni caso parla di problemi che viviamo tutti i giorni, e quindi ci è sembrato giusto proprio premiare tutte queste persone che sono andate in prima linea a raccontarci la guerra. Era necessario che anche un premio come il premio Guidarello potesse mettere attenzione su quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da noi? Ma veramente non avremmo mai immaginato né quello che è successo né quindi di premiare gli inviati di guerra di adesso. Questo è veramente straordinario. Premiamo quattro inviati, tre più giovani, diciamo, della nuova generazione, e Fausto Miroslavo, che invece è un decano dei corrispondenti di guerra. Mi dispiace moltissimo che non ci sia il professor Cingolani, perché sarebbe stata una bella chiacchierata quella con lui sul nostro futuro energetico in particolare, però un'edizione veramente speciale questa, quindi sono molto contento. Vespa, lei sono a tantissimi anni che ci tiene compagnia, sappiamo che ci sono temi come quello della guerra che dopo un po' rischiano di essere non così semplici da trasmettere al pubblico. Come si fa, come fanno i giornalisti, come fa chi fa opinione pubblica, chi fa trasmissioni, a tenere alta l'attenzione? Perché se non cambiamo come opinione pubblica anche di fronte a queste tragedie rischiamo insomma poi di rimanere indifferenti. C'è un paese nel cuore dell'Europa che è stato invaso da un paese più grande. E io credo che basti questo, basta rifletterci un momento, insomma. Io forse, noi italiani, questo un po' mi dispiace, non ci rendiamo conto di che cosa voglia dire tutto questo, perché io parlando con Zelensky, con la moglie, con tante persone, quando loro dicono non scenderemo mai, loro non si arrenderanno mai, cioè dobbiamo entrare in questo ordine di idee. Uno dice, vabbè, basta, dai, adesso. No. Adesso speriamo che si creino sul campo le condizioni per una trattativa di pace. Speriamo, però insomma non è che loro adesso in queste condizioni possono mettersi a tavolino adesso. Speriamo che lo facciano molto presto, ma non adesso. Purtroppo, diciamocelo chiaro, c'è assuefazione, no? La gente vorrebbe non sentir parlare più della guerra. All'inizio c'era una tensione mediatica anche esagerata forse sotto certi aspetti, e adesso un po' si è affievolito, no? Proprio perché la gente vuole voltare pagina. Allora proprio nel momento in cui la gente vuole voltare pagina, quasi un anno dal conflitto in febbraio, invece bisogna continuare a tenere accesi i riflettori e continuare a fare il nostro lavoro, cioè là in prima linea al fronte a raccontare le storie, le piccole storie che riflettono la grande storia di un conflitto. Tu vivi, quando vivi lì rivivi sempre gli stessi attacchi, cioè attacchi anche vigliacchi da lontano con missili cruise da 300 chilometri e possono arrivare su qualsiasi palazzo in qualunque momento, e lo racconti da 9 mesi. Per noi quando arriviamo lì il dolore di una persona che piange, se lo tocchi ed è sempre nuovo e sempre ti devasta nello stesso modo, però mi rendo conto che raccontare tutte le sere la stessa cosa è magari
È anestetizzante perché ci difendiamo, no? Tutti noi abbiamo la nostra vita, le nostre preoccupazioni, non si può essere squarciati dal dolore tutte le sere mentre si guarda il telegiornale. E quindi cerchiamo sempre comunque anche noi di scavare un po' più a fondo, di trovare un altro angolo attraverso cui guardare. Poi comunque le cose in Ucraina cambiano tantissimo. Parte del paese tutto sommato è riuscita a tornare a una vita seminormale nonostante gli attacchi, l'altra parte è devastata e però no, gli ucraini avanzano a Kherson, gli ucraini hanno liberato Kharkiv, scopriamo Izium liberata con 400 corpi, nel senso continuano ad esserci notizie diverse, il problema è capire quanto le persone riescano a reggere tutto questo così afflusso di informazioni dolorose. Guerre sì, purtroppo ce ne sono troppe, non solo tante, e raccontarle è fondamentale anche dal posto, poi il racconto bisogna vedere come viene poi interpretato all'interno dei media stessi che lo accolgono, perché è una specie di sinfonia in cui tu suoni uno strumento, ma lo strumento poi compone una musica, e se questa musica è, diciamo, ben orientata e efficace, si aiuta la gente a capire. Se non lo è, sei soltanto una stonatura al limite, se esci oppure componi una musica che poi nel complesso non è quello che tu avresti voluto, il messaggio che avresti voluto trasferire. Sì, chi ne avrebbe mai detto una guerra convenzionale con una superpotenza nel cuore dell'Europa? Io ho vissuto i 10 anni di guerra nell'ex Jugoslavia, ma questa è un'altra cosa, è devastante. E poi gli ucraini sono come noi, è questo che mi ha colpito. Cioè, vedevo mia figlia nel bunker di una scuola a Kiev, la stessa età, con lo stesso telefonino, solo che sta ragazzina controllava le notizie dei bombardamenti, insomma. E quindi è giusto non dimenticare gli ucraini e andare a raccontare le storie là dove accadono, al fronte, in prima linea. Io ho fatto così per oltre 100 giorni in questa maledetta guerra e spero adesso di tornare in Ucraina a raccontare finalmente la pace. Ho qualche dubbio, ma insomma questa è la speranza. Forse il nostro dovere ora è cercare di cristallizzare delle prove, perché ci saranno dei processi ed è giusto che se sono stati commessi dei crimini questi vengano pagati, che ci sia una cristallizzazione della verità. Per cui oggi, dopo l'urgenza dei primi mesi, per noi è il momento di raccogliere le prove. Ho due strumenti, sono una giornalista del Foglio, faccio un podcast quotidiano che si chiama Stories, e penso che siano due strumenti, la scrittura e la voce, che si compensano molto, molto bene. Credo che la voce e il racconto in audio sia il racconto più intimo che ci possa essere. Sembra ogni tanto, insomma, quello che tento di fare è di dare la sensazione quasi di un amico, di un conoscente che è stato in un posto del mondo lontano e te lo racconta a un orecchio mentre vai a lavoro, mentre torni dall'università. Riuscire ad ottenere dei racconti sinceri, spontanei, anche qualcosa che forse le persone che vivono in un contesto così difficile come l'Ucraina, tutta l'Ucraina, non solo le zone sulla linea del fronte in questo momento, riescono anche in un'intervista in audio a raccontarsi in un modo che sarebbe più difficile di fronte a una telecamera. A volte incontri persone che a Cerniv, mi è capitato in altre città assediate dove sono arrivata appena i russi erano andati via, di ragazze, di bellissime ragazze che non potevano lavarsi i capelli da 3 settimane perché non c'era l'acqua corrente, non c'era l'acqua calda, e magari davanti in un'intervista video non si sarebbero volute raccontare. C'è un'intimità che si riesce a costruire con il podcast, secondo me, sia con chi hai davanti quando sei in un'area di crisi, in questo caso in Ucraina, sia con chi poi ti ascolta da casa, particolare, per me preziosa. Ma dunque, anch'io lo chiamo mestiere, perché il giornalismo secondo me è un mestiere artigianale, è una notizia, un reportage, un articolo, è ancora qualcosa che si costruisce su misura, come il sarto confeziona un abito. Poi oggi ci sono altri strumenti, che sono il web, le chat, internet, Google, i motori di ricerca, però alla fine costruire una notizia è sempre costruire appunto un abito su misura, quindi è un mestiere artigianale che non cambierà mai. Ci sono nuovi strumenti che utilizziamo, ma la base è sempre la stessa.
Io devo dire che sono molto felice di quello che ho fatto e di quello che sto facendo per un motivo molto semplice. Era ciò che volevo fare da bambino, è l'unica cosa che so fare e continuo a divertirmi, questa è la cosa importante. Mi viene anche in mente una frase del grande Vittorio Zucconi, che nell'incipit di un suo libro dice: non credete mai troppo alle lamentele dei giornalisti, perché in gran parte sostengono di aver dato una vita per il giornalismo, in realtà è il giornalismo che ha dato una vita a loro, e io sostengo proprio questa seconda parte: il giornalismo mi ha dato una vita e mi consente di fare un mestiere che mi fa anche divertire, cosa che non è da tutti. Il turismo non è mai fine a se stesso, ha sempre dietro un'economia. Valorizzare il turismo vuol dire valorizzare l'economia, poi c'è un turismo di massa, quello dei 50 e passa milioni di presenze sul territorio della Romagna durante tutto l'anno, c'è invece un turismo molto localizzato, per esempio le passeggiate tra gli ulivi di Brisighella che sono circa 50 persone. Il turismo ancora più specializzato, i cercatori di metal detector che vengono a fare le gare a Cervia due volte all'anno. Tutto questo insieme fa sì che la Romagna sia un punto di riferimento assoluto. 100 ne fanno e 1000 ne pensano. Una cosa che mi disse l'assessore al turismo della Sardegna: ma come fate a vendere un prodotto che non avete? Se i vostri bagnini e i vostri operatori turistici fossero da noi, noi avremmo le spiagge più famose del mondo. Ce le regala un'immagine bella con cui vorresti che fosse raccontato domani questo nostro territorio, e dovessi così prendere un'immagine che ti è rimasta degli ultimi tempi o dell'ultima estate? L'immagine che ricordo di più, perché non andavo da molti anni, è stata una visita alle saline di Cervia d'estate, delle piramidi di sale con il sale rosa, centinaia di fenicotteri che mangiano i gamberi. Io credo che nessun posto al mondo possa essere così bello e così affascinante, ancora di più da valorizzare. Anna Maria, premiata per un bellissimo articolo con un personaggio iconico, però portata dalle nostre parti, possiamo definirlo così. Portata dalle nostre parti, perché è venuta dalle nostre parti Monica Vitti, appunto stiamo parlando di questo articolo che ho scritto a febbraio di quest'anno, quando purtroppo è venuta a mancare questa grande artista, e ho scritto il pezzo per il Corriere Romagna, con cui collaboro insomma da diversi anni, dove scrivo di cinema. E sì, però Monica Vitti è legata alla Romagna per questo il capolavoro Deserto Rosso, come sappiamo, girato a Ravenna, e quindi in qualche modo insomma un pezzetto di Romagna c'è, e me ne occupo, quindi quando scrivo di cinema, ogni volta che c'è un collegamento diciamo con la Romagna e con i grandi attori, registi, io vado. Ricevere questo premio? Ricevere questo premio è stata innanzitutto una grande sorpresa, perché veramente non me l'aspettavo, però una grande gioia, perché comunque anche un riconoscimento di un percorso, del mio percorso giornalistico, e poi soprattutto degli ultimi anni in cui mi sono indirizzata al giornalismo culturale, diciamo così, e quindi è stato veramente un bellissimo riconoscimento che porterò con me, insomma. Una grandissima esperta delle bellezze dell'arte ravennate, questa volta a far sì che si potesse vincere un premio sono state le Pievi. Sì, le Pievi, e soprattutto il fatto che riguardano tutta la Romagna. Quando finalmente sono uscita dal confine ravennate, ecco che è stato riconosciuto il mio impegno, perché in effetti fino ad ora io mi ero interessata solo di Ravenna, un po' di Rimini e non molto di più. Cosa ci raccontano queste Pievi in una flash, in una pennellata? Beh, è una storia molto bella, una storia di controllo del territorio, una storia di vivere il territorio in modo molto profondo nel Medioevo, una maniera per modificare il territorio nel Medioevo e per dare il territorio che noi vediamo oggi così com'è. Filippo, un premio che premia la Romagna e il tuo lavoro per raccontare la bellezza in particolare di questa città dove questa sera ricevi il premio. Ah, sono molto contento che il documentario sia piaciuto, e ovviamente noi lavorando in televisione
scrivendo documentari dobbiamo, è giusto condividerlo con Mario Paloschi che ha dato il format, con il regista Francesco Di Giorgio, con tutti gli storici dell'arte medievisti che ci aiutano a raccontare poi alla fine la città, appunto il professor Pellegrini e Andrew Hopkins. È un premio che comunque va e voglio condividere, dobbiamo condividere con tutti quelli che hanno lavorato al documentario. Riguardandolo, qual è secondo te l'elemento che più ha convinto la giuria? Appunto, la bellezza delle immagini sicuramente un po' per non dire. Il testo è sicuramente, appunto, come dico, abbiamo raccolto molte informazioni e molti punti di vista sulla città, cercando di non appiattirci solo sull'epoca d'oro, e secondo me abbiamo trovato anche una chiave molto interessante sulla permanenza di Dante a Ravenna, che nell'anno, essendo andato in onda l'anno scorso, nell'anno in cui si è celebrato il sommo poeta, allora forse abbiamo trovato una chiave per dire, come dire, per trovare qualcosa nella città di straordinario. Mi commuove sempre pensare che Dante abbia messo all'ingresso del paradiso, dopo essersi lasciato il purgatorio alle spalle, la visione della pineta di classe. È una cosa che, così, diciamo, dice molto di Ravenna, probabilmente al di là dei suoi monumenti, ma proprio del clima, del cielo, della luce che in questa città si respira. Presidente, per Confindustria il valore di un premio di questo tipo? Voi siete una forza chiaramente economica del nostro territorio, però credo che sia fondamentale anche questo sguardo più dilatato, perché economia, società, comunicazione, in fondo fanno un territorio magari anche migliore insieme. Tutti quanti dobbiamo far gioco di squadra, assolutamente, quindi industria, cultura sono le prime due, i primi due filoni, i primi due modi in cui una società deve andare avanti. L'industria è quella che fa girare il soldo, nel senso che non esiste nessun altro momento diverso in cui c'è una ridistribuzione diversa come è oggi l'industria. Però l'industria senza una cultura sotto, senza un territorio che possa dare dei veri talenti all'industria, non andrà mai avanti. Quindi di concetto dobbiamo assolutamente lavorare insieme per far crescere benissimo questo territorio splendido, fra le altre cose che abbiamo. L'ultima battuta sulla terra di Romagna, che ogni anno l'accoglie per questo premio. Ci viene volentieri? Beh, insomma, questa è una terra meravigliosa, quindi ha tantissimi turisti, ne meriterebbe ancora di più. Perché veramente Ravenna è un'isola nella storia, nella bellezza, è un posto veramente straordinario, veramente unico. Presidente, al volo fuori insomma, dal tema di oggi, ma ce la faranno le industrie ad affrontare questo inverno? Eravate ripartite tanto bene, poi una serie di devastanti sfortune, vogliamo chiamarle così, sono arrivate mettendo un po' in crisi anche l'immediato futuro. Devo dire una cosa, che con la ripresa, la famosa ripresa V che c'è stata, perché tutti si aspettavano una ricrescita lenta, chi veloce, tutti ci aspettavamo, io mi aspettavo sinceramente una ripresa veloce, e così è successo. E questo non ha fatto altro che purtroppo portare dietro una grande mancanza di materiali e una grande inflazione. Ci dobbiamo semplicemente andare dietro, ma questo è il nostro mestiere e lo sappiamo fare bene.